Signora Presidente, cari colleghi, mi è impossibile nascondere oggi l'emozione e l'orgoglio per questa dichiarazione di voto a nome del Partito Democratico su un provvedimento che non esagero a definirlo un tassello fondamentale per il futuro del nostro Paese. La riforma della legge sulla cittadinanza dopo 23 anni di attesa per i bambini nati e cresciuti in Italia. Una norma di civiltà che riconosce a chi è nato e cresciuto nel nostro Paese di potersi finalmente riconoscere cittadino a pieno titolo nel Paese che lo ha cresciuto. Il cosiddetto ius soli temperato per i bambini che sono nati nel nostro Paese da genitori stranieri ma ormai radicati in Italia e lo ius culturae per coloro che sono arrivati in Italia sotto i 12 anni e che hanno frequentato almeno per 5 anni la scuola italiana. Una riforma attesa da tanti, troppi anni, da una nuova generazione di italiani di fatto ma stranieri per legge. Una riforma richiesta e sollecitata attraverso centinaia di iniziative in piccoli e grandi comuni che in modo trasversale ci hanno chiesto in questi anni semplicemente di ratificare il cambiamento già avvenuto nel Paese. Ci hanno chiesto di aggiornare una legge importante come quella sulla cittadinanza al passo con i tempi che viviamo e nell'interesse del futuro che ci spetta. Un futuro inevitabilmente multiculturale che abbiamo il dovere di costruire insieme ai nuovi cittadini nella condivisione dei valori dettati dalla nostra Costituzione. Chi nasce e cresce in Italia è italiano. È la storia di un percorso di riflessione e ascolto, di una battaglia di civiltà portata avanti con convinzione da parte del Partito Democratico e che ha trovato nel Paese una larghissima condivisione e una straordinaria convergenza con il mondo dell'associazionismo fino a tradursi in una straordinaria campagna nazionale, l'Italia sono anch'io, grazie alla quale sono state raccolte oltre 200.000 firme per una proposta di iniziativa popolare che oggi viene recepita in alcune sue parti in questa nostra legge. Grazie dunque a tutto il mondo del terzo settore, grazie ai nostri sindaci, grazie alla nostra scuola e grazie alle diverse reti di seconde generazioni che con pazienza e caparbietà ci hanno chiesto questa legge. Le loro storie, signora Presidente, sono anche la mia storia. È la mia storia personale che mi permetto in questa sede prestigiosa e istituzionale di raccontare una breve parentesi. Ricordo come fosse ieri, quel freddissimo dicembre del 1992, a 9 anni atterrato a Malpensa e finalmente felice e commosso per la possibilità di riabbracciare il mio papà, tappezziere e poi operaio metalmeccanico costretto a migrare alla ricerca di un futuro migliore per la sua famiglia, prima a Palermo e poi in Emilia. Non smetterà mai di essere grato, mio padre insieme a tanti altri, ad un paese che lo ha accolto e che ha adottato i suoi figli. E oggi certamente lui, insieme a tutti i migranti che con fatica hanno lavorato per il bene di questo paese, saranno grati ad un paese colleghi, che finalmente per favore riconosce i loro figli. Dopo anni di sacrifici, figli legittimi, nuovi italiani, di questa loro nuova comunità. Una norma di civiltà, quindi, che permetterà ai figli di immigrati, nati o cresciuti in questo Paese, di considerarsi finalmente a pieno titolo, figli legittimi di una madre, l'Italia, di cui sono diventati padroni della sua lingua, di cui sono diventati padroni della sua lingua e dei suoi mille dialetti, tifosi delle sue squadre e innamorati della sua bellezza. Questa è la storia dei nuovi italiani. Stiamo parlando di una generazione, signora Presidente, di bambini e ragazzi che popolano le scuole, gli oratori, i campi di calcio, le palestre, di città e periferie. Hanno nomi, origini e religioni diverse, ma nutrono una passione e amore per l'unico paese che hanno davvero conosciuto, l'Italia. Quando tornano in vacanza nei paesi di origine dei loro genitori sentono immediatamente la nostalgia per la loro vera patria, eppure sono costretti al rientro a fare file riservate agli stranieri. Sono italiani costretti a portare in tasca ed esibire un permesso di soggiorno nella città dove sono nati. Sono la cosiddetta generazione Balotelli, per cui i suoi gol in nazionale ci siamo tutti emozionati, ma che non possiamo appunto più trascurare quando questi ragazzi ci chiedono semplicemente di essere riconosciuti per quello che sono, per la loro identità, per il loro modo di amare e vivere in un paese come l'Italia. Questa generazione ci chiede oggi semplicemente di essere riconosciuta per quello che è. E allora oggi noi siamo qui per scrivere una nuova pagina della nostra storia. Stiamo per fare un passo decisivo verso il futuro dell'Italia nell'Europa e nel mondo di domani, aggiornando una legge sulla cittadinanza, la 91 del 92, che è stata ormai riconosciuta da tutti come una legge ormai superata. E lo dimostrano le proposte di legge, tantissime che sono arrivate da tutti i gruppi parlamentari, senza eccezione. Una legge fondata sullo ius sanguinis, quella che stiamo per superare, è nata guardando in particolare
alla diaspora italiana e al suo rapporto legittimo con il paese d'origine, con l'Italia, ma che oggi noi abbiamo il dovere comunque di superare. Oggi con lo Ius Soli noi vogliamo guardare soprattutto al presente e al futuro del paese. Per noi la nuova legge sulla cittadinanza, per chi nasce o cresce in Italia, significa oltre a riconoscere un diritto fondamentale, per chi è già parte integrante della nostra società, riconoscere all'Italia finalmente il diritto di diventare un paese al passo con la modernità. Significa dare al nostro paese il diritto di guardarsi allo specchio senza paure e vivere il suo futuro affrontando le nuove sfide globali, forte di una comunità nazionale multiculturale e contemporaneamente ancorata ai suoi valori costituzionali. Il diritto dell'Italia a servirsi finalmente di una nuova generazione di italiani che portano con sé esperienze che magari hanno origini lontane ma che possono offrirci un contributo utile per allargare i nostri orizzonti. Il diritto dell'Italia di poter beneficiare di una marcia in più grazie ad una generazione di nuovi italiani ansiosi di poter finalmente partecipare con tutte le loro energie al successo del nostro paese. Lo ha dimostrato qualche settimana fa, per esempio, il giovane Yassin Rashik, appena divenuto italiano grazie alla sensibilità del presidente Sergio Mattarella, che da qui vogliamo ringraziare per la sua grande attenzione a questi temi. Il presidente Mattarella, che lo ha ribadito anche nel suo discorso di insediamento in quest'aula, appena divenuto italiano ha vinto la sua prima medaglia da italiano, è salito su quel podio, ha abbracciato la bandiera italiana e ha cantato l'inno nazionale con orgoglio e con gioia e felicità. Allora la nuova legge sulla cittadinanza non è solo quindi una riforma che elimina le discriminazioni e riconosce un diritto a chi nasce e cresce in Italia, ma finalmente una riforma che aiuterà l'Italia a diventare ancora più forte nella sfida della globalizzazione. Una legge che per il Partito Democratico rappresenta certamente l'inizio e non la fine di un percorso di cambiamento nella società che ci vede oggi orgogliosi di affermare i nuovi diritti, ma consapevoli allo stesso tempo delle nuove sfide che ci attendono. Chiederei a quest'Aula un po' più di rispetto per chi sta parlando, grazie. La cittadinanza per noi, signora Presidente, non può ridursi semplicemente alla consegna di un nuovo passaporto, ma come per tutti i cittadini deve tradursi in valori condivisi, impegno per il bene comune e partecipazione a tutti i livelli. Noi non siamo per nessuna scorciatoia demagogica, lo dico a chi in quest'Aula poco fa ha tirato fuori argomentazioni del tutto inopportune in questa sede. Noi stiamo parlando dei bambini, dei ragazzi nati e cresciuti in Italia, non parliamo di immigrazione in generale. Quindi dobbiamo riconoscere che non c'è alcuna scorciatoia demagogica in questa legge, ma siamo per un percorso di piena inclusione dei nuovi italiani attraverso un serio investimento sulla scuola pubblica in materia di educazione civica, di promozione dell'interculturalità, di educazione alla cittadinanza per tutti i protagonisti di domani. Un impegno finora svolto, quello dell'educazione, grazie alla scuola, in silenzio e non sempre con mezzi sufficienti. E allora le vere eroine a cui va il nostro ringraziamento sono le nostre maestre, le insegnanti della scuola pubblica, che in questi anni sono state la vera agenzia di educazione all'integrazione in questo paese. Io ricordo maestra Lucia che nella mia scuola elementare, per esempio, in provincia di Parma, mi ha fatto amare la lingua italiana, la poesia, la grammatica, portandomi ad essere molto più bravo di tanti miei compagni che erano italiani di sangue. Quello è l'esempio di chi oggi in questi 20 anni ha lavorato davvero per l'Italia della convivenza ed è l'Italia che noi già vediamo nella realtà, che troppo spesso non dimentichiamo o facciamo finta di non vedere. Maestra Lucia, maestra Carmen, maestra Elsa, tante maestre che da qui voglio ringraziare a nome del PD, a nome di questo Parlamento, perché hanno dato speranza a questo Paese. E noi siamo qui oggi. Noi siamo qui oggi semplicemente a rispondere a quelle che sono le loro richieste, le richieste di tanti genitori che vedono quotidianamente i loro figli insieme a tanti altri bambini che magari hanno colori diversi, nomi diversi, ma che sono i migliori amici dei loro compagni. Allora, noi su questa scuola dobbiamo investire, su questo modello di convivenza dobbiamo investire. Dobbiamo investire sulla scuola, ma dobbiamo investire anche su quello che è il tessuto sociale del nostro paese, sulle parrocchie di periferia, sulle nostre città, sui nostri sindaci che abbiamo il dovere di ringraziare perché in questi anni sono stati in grado di mettere da parte anche le loro differenze in quei consigli comunali, approvare insieme delibere, ordini del giorno che ci chiedevano tutti insieme di cambiare questa legge e riconoscere finalmente quei bambini come figli dei loro comuni, figli dei loro municipi. E allora, infine, vorrei davvero da qui riconoscere anche un tributo al Presidente, all'emerito Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che più di una volta ci ha ricordato la necessità di cambiare questa legge, definendo il nostro ritardo come una follia, non ammettere questo diritto sacrosanto
a 1 milione di bambini e ragazzi nati qui. Giorgio Napolitano, che insieme a Livia Turco, allora ministro, già negli anni 90 iniziarono a ragionare sul tema della cittadinanza. A loro va il nostro grazie, ma il grazie va anche a lei, presidente Boldrini, per la sua sensibilità, alla nostra relatrice Marilena Fabbri, a tutti i gruppi parlamentari di maggioranza e opposizione che in questo giorno, che non esito a definire storico, fanno un passo in avanti rispondendo alla necessità del nostro Paese e cambiando finalmente quello che è la nostra società, riconoscendo quello che è il valore aggiunto, i nuovi italiani per una nuova Italia. Grazie. Bravo.